Ciao a tutti ragazzi, dopo l'ultimo video mi avete chiesto di farvi vedere che cosa faccio io quando ho un po' di tempo libero, quindi quando ho qualche giorno off. Qui intorno purtroppo non c'è granché da fare, quindi in genere, essendo appassionata di fotografia e più che altro di fotografia naturalistica, quindi animali e fiori, io vengo a fare delle belle passeggiate. Qui ce n'è un paio che sono ben strutturate e mi metto a fare foto e video per voi che spero di caricare prossimamente, che vedrete anche in questo video, anche in parte. In questo momento alle mie spalle c'è il paese, c'è Cannamalla. Sto camminando sul ponte del Warrego River. Vi faccio vedere un po' di... mentre passa la macchina vi ho fatto vedere il fiume. E adesso vi faccio vedere anche un pochino, vi porto a far vedere questa prima camminata e prossimamente arriverà anche il video sulla seconda. Eccoci qua all'inizio della River Walk. Questa camminata ha la particolarità di essere divisa in due tronco, in due parti. La prima parte è molto corta e porta fino a un punto per fare bird watching, che si trova sul fiume, mentre la seconda parte è un pochino più lunga, un pochino più articolata. Ci sono vari punti di interesse, c'è un bel formicaio, però il punto principale, che è la mia meta almeno per oggi, è la piccola piattaforma da cui si può vedere un bel tramonto, da quello che mi dicono. Il cielo, adesso qui potete vedere, c'è qualche nuvola. E spero appunto di poter fare una bella ripresa in timelapse del tramonto, che però troverete in video separato. Ecco, come potete vedere c'è un piccolo sentiero che è disseminato di questi cartelli. Adesso mi avvicino e ve lo faccio vedere. Si tratta di cartelli informativi. Questo per esempio riguarda il canguro grigio. Ma ci sono anche altri cartelli relativi ad altri animali come l'emu, e in più ci sono anche quelli riguardanti alla flora, quindi tipo il gum tree, l'albero della gomma, o l'eucalipto e altri alberi tipici della zona. Adesso qua proseguiamo e saltiamo direttamente al punto in cui c'è la postazione del bird watching, anche se non manca molto. Questo qui è il punto per fare bird watching. Come vedete adesso qui c'è un bellissimo pellicano che sta volando, mentre in mezzo ai cespugli, adesso vediamo se col dito riesco, qui c'è un puntino bianco, se vedete, e ce n'è un altro punto che sta nuotando. È un punto veramente spettacolare, devo ammettere che con la luce così, con il sole che sta cominciando a scendere, è veramente molto bello. Io c'ero stata soltanto la mattina e devo ammettere che così è molto meglio, anche perché ho più all'ombra e ci sono anche un pochino più di uccelli, perché in genere ci sono soltanto i pappagalli, quelli bianchi, che infestano questa zona. Quindi questo qui è un punto veramente spettacolare. E adesso vi porto anche dall'altra parte, perché spero di potervi far vedere anche dei canguri liberi, in natura, in libertà e non allo zoo. Ecco, qui siamo adesso sulla seconda parte del percorso, cioè questo ponticello. In realtà qui è tutto secco, ma per quando c'è un po' di pioggia qui si riempie tutto comunque d'acqua. Adesso qua c'è anche un altro ponticello e vediamo se riesco almeno a farvi vedere qualche canguro, in attesa che il sole cali ancora un pochino e comunque vi faccio fare tutto il giro del secondo pezzo di camminata. Eccolo qua il canguro. Ecco, come potete vedere
Questo è particolarmente curioso, infatti non scappa, in genere scappano tutti. Anzi, mi guarda. Ecco, questa è una delle più grandi soddisfazioni che si hanno a fare le farm. Ecco, adesso se ne va. Perché appunto si è a contatto proprio diretto con la natura australiana. Adesso continuiamo, vediamo se qui ce n'è un altro. Adesso diciamo che questo qui è il momento migliore, perché in genere durante la giornata dormono, anche perché fa troppo caldo, mentre adesso cominciano appunto ad uscire con il calare del sole. Quindi missione compiuta, io vi ho fatto anche vedere i canguri in libertà e adesso vi porto a vedere il tramonto e anche le altre attrazioni che ci sono qui per questa camminata. Come vedete anche qui ci sono i vari cartelli informativi, in questo caso si tratta di una pianta, la River Red Gum, che è una specie di eucalipto. E, mentre qui in fondo potete scorgere la piccola piattaforma rialzata che mi permetterà di vedere il tramonto. Adesso ci spostiamo ancora un po' e vi faccio magari vedere il formicaio che si trova qua giù in fondo e vediamo se riusciamo a vedere anche qualche altro canguro o qualche altro animale. Non li vedrete mai, ma qui c'è un gruppo di tre emu che sono i primi che vedo in natura. Gli ho anche fatto una foto, adesso comparirà magicamente in modo tale da farvi capire, sono una sorta di struzzi australiani, chiamiamoli così, sono un po' più piccoli però. Se li vedete che si muovono. Sono dei grossi uccelli comunque. E potete condividere con me la gioia di vedere per la prima volta gli emu in natura, liberi. Ecco ragazzi, siamo arrivati anche al formicaio. Qui, per chi volesse, c'è anche appunto il cartello informativo. Si tratta di Meat Ant. Adesso vediamo se riesco a farvi qualche bella ripresa. Come vedete è particolarmente alto. E qui vedete ci sono una serie di fori da cui entrano ed escono le formiche. Eccole qua. Sono anche belle grandi, devo dire, come formiche, quindi io adesso mi allontano e le lascio stare, anche perché in genere anche solo con le formiche, quelle piccole, riesco ad avere dei bei bubboni quando mi pungono, quindi adesso mi sposto sulla piattaforma, sistemo la GoPro e comincio il timelapse, anche perché come vedete il sole sta già un pochino cominciando a dare qualche bel colore sul giallo aranciato, quindi è ora di cominciare. Aspetterò poi che il sole tramonti e ci vediamo più tardi con i saluti finali. Eccoci qua con la luce del tramonto alle mie spalle, so che non mi si vede ma potete guardarvi il tramonto mentre parlo. Io vi ricordo che potete iscrivervi al canale, vi ricordo anche che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like e condividerlo sui social e se doveste avere qualche curiosità o qualche domanda per me potete lasciarla in un commento, sarò ben felice di rispondervi o direttamente tramite un commento oppure raccogliere una serie di domande che arrivano e rispondervi con un video in modo tale che tutti possano vederlo e possano magari trovare risposte a domande che non si erano ancora posti. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!